presentato. Oggi abbiamo siglato un piano industriale con la condivisione, con un'ampia condivisione e anche con il supporto e l'aiuto di tutti. In particolare vorrei quindi ringraziare sicuramente il governo che ha saputo condurre la discussione sempre verso la ricerca di soluzioni condivise e anche le parti sindacali, perché siamo sempre riusciti a condurre una trattativa molto trasparente e costruttiva. Questo è un grande piano per l'Italia. Grazie a questo piano verranno fatti investimenti superiori al mezzo a 500 milioni di euro nei prossimi 4 anni, quindi Whirlpool ha messo in campo degli investimenti e delle risorse mai viste nel passato, e questo consentirà di rilanciare l'Italia al centro delle strategie di Whirlpool in tutta Europa. E infatti dall'Italia che Whirlpool guiderà una regione che conta più di 25.000 dipendenti, che fattura più di 5 miliardi di euro. Siamo pronti a partire, siamo pronti a creare le fabbriche moderne che guardano il futuro, siamo pronti a investire sulla ricerca e sviluppo. Il 75% degli investimenti europei è fatto in Italia. Siamo pronti a guardare avanti per crescere, a far leva e investire sulle nostre risorse, sulle innovazioni dei nostri prodotti.